Salve ragazzi, allora tutto bene? Tutto ok? Ho sentito una vocina che Allegri, una vocina così no? Ma ieri circolava la cosa, che dovrebbe andare alla Lazio a allenare, a prescindere che non ci credo che Allegri va a Lazio, ma anche se fosse, cari laziali, cominciate a mettermi l'anima in pace perché andate subito in Serie B. Andate subito in Serie B con Allegri. Mannaggia. Ma io credo che Allegri non andrà da nessuna parte, perché non so più nessuno. Ma chi so più questo allenatore? Cioè veramente che, boh, io credo che chi dovesse che ne so, prendere un accordo con lui, cioè io penso che va a finire male. Un giocatore, un allenatore che non fa giocare proprio la squadra, che proprio, come ho sempre detto, che ti fa solo incazzare, innervosire e basta. Cioè, chi avrà il coraggio di mettersi in discussione con sto cazzo del cefalitico? Ma chi ha il coraggio? Fatemi capire. Cioè veramente, mamma mia, male. Io non credo che allenerà più, non credo, poi mai dire mai, penso che, però veramente, ma chi ha il coraggio di prendere un allenatore che non propone calcio? Cioè spiegatemelo, ditemi voi chi è quel presidente che rischia di prendere un soggetto simile e poi vedere la squadra che gioca così di merda, che soprattutto che non ha giocatori che magari potrebbero dargli un qualcosa come la Juve, perché bene o male lui se faceva qualche punto perché c'è una squadra abbastanza buona, perché io non penso che la Lazio abbia i giocatori della Juve, non credo proprio. Io dico la Lazio perché si è fatto sto nome, ma me lo immagino. E poi che stipendio gli può dare l'udito Allegri? Che stipendio gli può dare secondo voi? Ma quello più di 2 milioni gli ha dato 3 milioni al massimo. Cioè Tudor l'ho abbandonato, pure Tudor, perché è normale, ma che, come cazzo si fa? Cioè Sarri se n'è andato, Tudor subito ha detto me ne vado pure io. Cioè è normale, non esiste un progetto con la Lazio. Purtroppo sto cazzo del presidente è un tirchio della Madonna, non vuole cacciare i soldi. Cioè una pinza e una tenaglia, è normale. Sti lazieri veramente stanno inguaiati. Non è che c'hanno un presidente tipo quello da Roma che magari bene o male, cioè qualche sordo lo tira fuori, cioè capito? È normale. Da una parte io penso che la Lazio è un po' rosica per quel motivo, capito? Perché almeno il presidente della Roma i soldi li tira fuori, i giocatori li piglia, capito? Anzi, poi soprattutto se leva quel morto di Lukaku, che io non capisco perché conto voglia riprendere, che Lukaku quant'anni c'ha? 33, 32, 33 anni, sa quant'anni c'ha? Però Conte sta fissato con questo giocatore e lo vola al Napoli. Comunque vabbè, magari con Conte avrà magari più, si troverà meglio come era con l'Inter. Con l'Inter già magari riusciva a essere più incisivo. Magari con Conte riuscirà con Napoli a essere incisivo, perché poi ora ci sarà un'asta con Chiesa, sicuramente si parla molto di Chiesa. Chiesa è interessata alla Roma e al Napoli, tutte e due sono interessate. Vediamo bene, perché a Chiesa gli è rimasto un anno di contratto con noi, non vuole rinnovare, o se no se rinnova vorrebbe un bel rinnovo, capito? Purtroppo è normale che quando poi tu fai il rinnovo, siccome Chiesa piglia 5 milioni, è normale che magari poi ne può chiedere 6, 7 come quell'altro, no? Almeno sicuramente 7 le gli dà. Perciò è il fatto che Chiesa adesso che gli è rimasto un anno di contratto, se tu lo dai via, a quanto lo può dare via? 20 milioni, 25 al massimo, cioè, quella più o meno la cifra. Comunque, saremo a vedere. Ma non doveva, io dico un'altra cosa, ma non doveva andare dall'Arabi lì a allenare l'Arabi? Cioè, gli era arrivata questa cosa, pensa un po' che coglione, che se è vera sta cosa, che doveva allenare l'altro anno in Arabia, che gli davano 20 milioni l'anno, una cosa del genere, 30 milioni l'anno. Cioè, sono imbecille, ha rifiutato. Perché lui, la Juve e qua e là, secondo me erano tutte cazzate, secondo me non doveva allenare un cazzo. Cioè c'è stata forse un qualcosa così, ma non credo proprio che Allegri, cioè, ma chi cazzo lo vuole un allenatore del genere? Madonna. Che Ronaldo avrà sparsa la voce là, o qualcuno cioè, sicuramente Ronaldo avrà sparsa la voce e avrà detto, cioè lasciate perdere, quello ci capisce il cazzo del valore, quello è un caga sotto, quello che rovina. Alla fine magari ci avranno ripensato, perché Ronaldo gli ha dato la dritta, dice lasciato tanto sta che è meglio. Poi pure il Milan, si è sentito pure il Milan che se sente la voce di Allegri al Milan, così si è sentito, così, perché ancora Fonseca non ha firmato a quanto pare,
Cioè, i milanisti già hanno avuto sta disgrazia anni fa, dico, mo ripiate un'altra volta sta disgrazia, vi riportate dentro? Cioè, veramente, ma che siamo matti? Comunque, raga, vediamo un po', io sono curioso veramente di sapere se Allegri allenerà ancora. Come ho detto, io credo che non allenerà mai più, puoi mai dire mai, ma comunque se lui vorrà allenare un'altra squadra, penso vorrà una squadra un po' importante, e soprattutto lo stipendio, da lui ne piava 7 più 2 col bonus, ma chi è quella... che la squadra che magari gli dà pure 5 milioni Allegri, un allenatore che non propone un calcio per 5 milioni, ma non esiste al mondo, io penso che più di quello non potrà prendere, ma perché magari lui risulta il vincente di una volta, ma di una volta, comunque raga io vi saluto, comunque Allegri, sono proprio curioso veramente di sapere se questo qua andrà allenato da qualche parte e vedete le figure di merda che fa. Io sarei felice da vederla ad un'altra squadra, così mi diverto. Ciao ragazzi.